Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico Pizzotto e sono un collaboratore di Ignazio Di Fresco, direttore dell'Accademia di Musica Moderna per la Sicilia. Quello che vi voglio proporre oggi è un esercizio una serie di esercizi di coordinazione propedeutici alla creazione, diciamo, di quello che può essere un groove iniziale su un ostinato di samba. Quindi partirò, diciamo, anche e soprattutto per i batteristi alle prime armi, col spiegare una serie di esercizi appunto di impostazione e di coordinazione per tentare di darvi, diciamo, un input per quello che poi potrà essere una vostra fase creativa successiva. Allora, il primo esercizio che andremo a vedere è abbastanza semplice. Andremo ad eseguire il nostro ostinato di samba con i piedi su due misure di 4 quarti e con le mani eseguiremo un tappeto di note, quindi eseguiremo tutti gli ottavi presenti in queste due misure senza dare accenti a mani alternate. Nel secondo esercizio andremo a dare i primi accenti giusto per prendere confidenza appunto tra il fraseggio e gli accenti e il nostro ostinato di samba che continuiamo a mantenere. Quindi abbiamo la prima misura dove daremo l'accento su tutti i quarti della prima misura. Mentre nella seconda misura daremo gli accenti su tutti gli ottavi in levare però. Nel terzo esercizio aumenteremo leggermente il grado di difficoltà. Continuiamo nel nostro fraseggio, quindi manteniamo sempre ovviamente l'ostinato di samba, mentre per quanto riguarda le mani e il rullo eseguiamo sempre tutte le note in ottavi, ma andremo a dare gli accenti ogni 3 ottavi. Quindi fate attenzione alla fine della seconda misura perché l'accento cadrà sull'ultimo ottavo del quarto movimento, quindi nel ricollegarsi con la prima battuta e quindi nel riniziare un nuovo ciclo ci saranno due accenti consecutivi. Ora, nel quarto esercizio, andremo a eseguire gli accenti che prima abbiamo fatto con il fraseggio, andremo a eseguirli senza togliendo tutte le note di ottavi che facevamo prima, quindi diamo solo gli accenti con la mano destra sul rullante. Nel quinto esercizio, molto semplice, facciamo altro che spostare quello che abbiamo appena fatto nell'esercizio precedente, cioè di dare gli accenti sul rullante, andiamo a darli sul piatto ride. Quindi creiamo solo questo spostamento dal rullante al ride, stesse note, stessi accenti. Nel sesto e ultimo esercizio andiamo solamente ad inserire con la mano sinistra un colpo di rullante nel terzo movimento di ogni battuta.
Bene ragazzi, avete visto come in pochi passaggi siamo riusciti a creare un groove, un semplice groove con il nostro ostinato di samba. La velocità che io vi consiglio per l'esecuzione iniziale dell'esercizio è di 100 bpm, ovviamente una velocità che deve poi salire. Proprio perché la caratteristica della samba è la velocità, perché se voi rimanete a velocità basse non è più samba, ma diventa bossa nova. Grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima. Ciao.